leggermente migliore quella a Fortitudo, che però è in grande fiducia, in un grande momento, ai playoff ha vinto tutte le 8 partite disputate, 2-0 contro l'Urania in quarto, 3-0 contro Bergamo in semifinale, 3-0 contro Montichiari in finale del proprio girone B, da quando è arrivato Bonicioli a febbraio, 15 partite, 14 vittorie, con una media di 61 punti e mezzo subiti, che sono davvero pochissimi. Ci aspetta una partita memorabile davanti a una cornice altrettanto memorabile. Assolutamente sì, tra l'altro guardavo anche la divisione dei punti, squadre che hanno tanti giocatori statisticamente in doppia cifra, ottimi numeri negli assist, assist vuol dire passarsi il pallone, ottimi numeri a rimbalzo, rimbalzo vuol dire taglio fuori. Vedremo anche da ora l'impatto gara di chi ha avuto qualche giorno in più e di chi ha avuto qualche giorno in meno, sarà emotivamente un momento importante. Perché c'è stata anche questa polemica nelle settimane pre-partita, ovviamente una Fortitudo potevano attirare anche delle polemiche, si è un po' lamentata la squadra toscana di aver avuto solo 4 giorni di riposo contro i ben 11 della Fortitudo che aveva iniziato prima la sua serie finale contro Montichiari, slittata invece quella di Siena contro Cecina, Siena comunque ha vinto 3-1 chiudendo gara 4 in trasferta, adesso è pronta per questa partita che, come detto, merita senza alcun dubbio l'appellativo di partita dell'anno, almeno per quanto riguarda la Serie B 2014-2015. È tutto pronto al Palacanestro di Romagna per iniziare, allora giù il gettone, è iniziata Mensana Fortitudo, due grandi del basket italiano che si affrontano davanti a quasi 4.000 persone a Forlì per ritornare in Serie 2. Chi vincerà e ovviamente chi perderà domani avrà un'altra chance contro Agropoli. Il primo possesso per la Fortitudo, palla subito in angolo per Valentini, Samoggia in post basso contro Pignatti che fa subito sentire la sua difesa fisica, ancora Samoggia svitandosi sul fondo, fa esplodere subito la fossa, 2-0 Fortitudo. 2-0 Fortitudo è un'idea chiara e immediata, passiamo la palla in post basso, attacchiamo da lì, Carraretto da una parte per tirare, Samoggia in post basso, vediamo se è un motivo tattico della Fortitudo. Subito i fischi della fossa per scoraggiare l'attacco di Siena, il post basso di Ranuzzi che prova a fronteggiare, Ranuzzi che è bolognese, gioca contro la Fortitudo, qua però perde il pallone, infrazione di passi commessa dall'ala della Gecom Siena, rimessa che sarà quindi per la Fortitudo, subito un grandissimo ambiente sugli spalti, subito grandissimo tifo da parte di entrambe le curve, Fortitudo che torna in attacco proprio sotto il canestro dove c'è la curva della Fossa dei Leoni, Iannilli riceve nel centro dell'area, guadagna subito il fallo, Fortitudo che cerca di andare vicino al canestro, prima col tiro svitandosi sul fondo di Samoggia e adesso con la palla ricevuta al centro. Il clima è incredibile, è veramente incredibile, bellissimo, stanno attaccando su Samoggia probabilmente per attaccare Pignatti, però il fatto che le squadre abbiano pazienza di andare in post basso e giocare la palla dentro è un sintomo chiaro di come hanno costruito le partite. Iannilli con l'affondata a due mani sulla linea di fondo per il 4-0 della Eternedile, subito avanti la Fortitudo sfruttando la carica dei propri tifosi, sono oltre 2000 qua alla Palafiera, adesso arriva un fallo della difesa bolognese, fallo commesso da parte di Jacopo Valentini, è il primo fallo della partita per quanto riguarda la squadra di coach Bonicioli, dopo che in precedenza ne era stato speso uno anche da Siena, si ripartirà con una rimessa laterale per la Mensana, 14 secondi resettati sul cronometro dell'azione, palla nelle mani di Parente, l'esperto giocatore ex Luca Castellato chiude il palleggio, riapre in angolo per il tiro da tre punti sbagliato, vola a rimbalzo Pignatti che garantisce un altro possesso a Siena, altro bolognese Pignatti così come Ranuzzi nelle file della Mensana, Parente un tiro difficile a tre punti, lo sbaglia, il rimbalzo della Fortitudo che prova anche a correre, palla per Sorrentino che cerca di servire Samoggia, ci mette una mano Parente, abbiamo capito che la Fortitudo nel suo game plan ha l'idea di alzare i ritmi. Assolutamente sì, e anche dalla difesa, perché hai visto come già nelle prime battute la pressione difensiva sugli esterni è molto alta, ed è molto alta anche, parliamo di, anche perché parliamo di una squadra che a fronte di un'ottima difesa ha anche la terza percentuale da due punti, per cui difesa del palleggio, difesa dell'uno contro uno e grande pressione sulle linee di passaggio sul palleggio da parte del Fortitudo. Iannilli, scarico per Valentini, la penetrazione, ci mette molto bene una mano Pignatti, va a recuperare la palla a Siena che prova a correre dall'altra parte con Ranuzzi, forse mezzo passo in più, riesce comunque ad arrivare fino alla ferro e deposita a canestro i primi due punti della partita della Gecom Siena, poi
viene fermato il gioco per un fischio arbitrale. I due arbitri di oggi, che sono chiamati a un compito assolutamente difficilissimo, sono Mattia Martellosio di Buccinasco, provincia di Milano, e Francesco Meneghini, veneto di Thiene, in provincia di Vicenza. In questo caso il fallo che è andato contro la difesa di Siena, contro Vico per la precisione. D'altra parte c'è già in attacco la Fortitudo, l'uscita di Sorrentino, il consegnato per Samoggia. Valentini, si va ancora di Iannilli, ancora una volta in post basso Iannilli, scarico per Samoggia, spazio per il tiro a tre punti che non va per la Fortitudo. Rimbalzo, lotta molto bene Vico, che riesce a indirizzare con un tocco il pallone verso Parente, subito ritmi molto alti, grande intensità qua Forlì, Ranuzzi, scusate, Pignatti fino al ferro, va a guadagnarsi un fallo, non trova il canestro, saranno comunque due tiri liberi per il pareggio per Pignatti. Stanno aprendo molto il campo con i lunghi, non solo andando in post basso, quindi facendo il nascere il gioco dal post basso, ma anche con Samoggia da una parte, Pignatti cercando probabilmente, partendo dal palleggio, di aprire spazio per gli esterni e poi di alleggerire leggermente questa pressione che gli esterni stanno facendo reciprocamente. Mi sembrano due atteggiamenti simili e si cerca adesso di entrare anche nel contropiede, che sarà fondamentale per la partita. Uno su due per Pignatti, uno dei protagonisti della promozione di Mantova dalla A2 Silver alla A2 Gold, arrivato proprio in estate a Siena dopo la ripartenza dalla Serie B della squadra mensanina. Ora Samoggia, il pallone gestito lontano canestro dal giocatore sardo, poi Carraretto, la palla per Valentini, palleggio, arresto, tiro sul secondo ferro. Adesso stanno un po' abbassando le percentuali della Fortitudo, comunque rimane in attacco grazie all'extra possesso da rimbalzo offensivo. Pick and roll centrale tra Sorrentino e Iannilli, tanto spazio per Valentini che si alza e spara da tre punti, non trova il canestro, secondo rimbalzo offensivo consecutivo per Bologna e quindi terzo attacco in fila per la Fortitudo di Corso Bonicioli. Gran passaggio dentro di Sorrentino per Iannilli, che ha posizione molto profonda, riesce a proteggersi con il corpo. Nuovo più tra Fortitudo. Molto presente Iannilli all'inizio della partita, post basso, angolo corto per due tap out, rimbalzo offensivo e adesso è diventato già una minaccia. Ora questo aiuto in difesa è diventato una minaccia e costringe a collassare molto la difesa di Siena. Veramente un ottimo impatto del lungo bolognese. Scarico impreciso di Davide Parente, perde palla la mensana. 6 a 3 il punteggio per Bologna, 6-18 da andare nel primo periodo. Carraretto riceve il pallone, prova ad attaccare con la mano destra, riesce ad arrivare fin sotto canestro, non c'è contatto secondo gli arbitri, si può quindi continuare con la mensana che è già dall'altra parte. Passaggio impreciso, poi arriva comunque un fischio arbitrale, dovrebbe esserci una rimessa a favore della mensana, se non vado errato, per un tocco di piede. Qua era impallata la visuale da parte degli altri giocatori che correvano in contropiede. Rimessa dal fondo per Siena con Parente, pallone fuori verso Paci, arriva il consegnato verso Ranuzzi, proverà a giocare lui l'uno contro uno contro Iannilli, palleggio, adesso tiro complicato da parte di Ranuzzi, non va a bersaglio, a rimbalzo c'è proprio Iannilli che fa valere i suoi 207 cm per 114 kg. Poi la F rischia quasi di perdere questo pallone nell'apertura laterale, riesce comunque a mantenerlo Carraretto, il capitano di mille battaglie con la maglia bianco-verde di Siena, questa volta affronta il suo passato in questa finale promozione, riesce a mantenere il possesso della Fortitudo dopo la deviazione di Pignatti. Mancheranno 9 secondi sul cronometro dell'azione dopo la rimessa laterale della Fortitudo. Se ne occupa proprio Carraretto, che aveva iniziato la stagione a Forlì su questo campo prima del fallimento della squadra di Max Boccio. Lo scarico in angolo, Samoggia da tre punti, non va il rimbalzo di Paci. Il ritmo è molto alto, l'intensità è molto alta in questo video di partita. Parente chiede un fallo alla panchina della Fortitudo, non è così. Parente col palleggio, arresto e tiro, sigla il meno uno della mensana. Siena sta cercando di correre, lo fanno bene, stanno cercando di attaccare a tutto campo Carraretto, di attaccare a tutto campo Iannilli, stanno facendo un buon lavoro, cercano anche di prendersi delle responsabilità nei pochi secondi, la differenza lo farà come attaccherà a metà campo. Dall'altra parte la Fortitudo continua a attaccare e allargare il campo anche con Samoggia. Scarico di Valentini, per un attimo Parente non riesce a recuperare il pallone, sarà una rimessa dal fondo per la Fortitudo, ma con soli 6 secondi per completare l'azione. Sono anche i primi cambi della partita, addirittura 3 contemporanei per coach Bonicioli, che
ha giostrato tantissimo i suoi giocatori in questi playoff, minutaggi molto distribuiti, molto elevati per tutti. Abbiamo sentito parlare tanto quest'anno di Platoon System riferito ai Kentucky Wildcats di coach Calipari in NCAA, non è molto differente quello di Bonicioli, sia pur a livelli diversi. Adesso il canestro da parte di Montano che sigla il P3 di Bologna, ancora una volta grande apporto offensivo anche con soli 6 secondi da giocare della Fortitudo. Sicuramente così sono tutti coinvolti, li ha sempre coinvolti, li ha tenuti coinvolti, e se poi chi entra è già così caldo. Montano col secondo tiro in 15 secondi, ancora Matteo Montano, il miglior marcatore di questa stagione della Fortitudo, 15 di media in regular season, 14 media in playoff, miglior marcatore di bolognesi in entrambi i casi, già 4 punti pur essendo entrato da pochissimo nella gara, penetrazione di Parente, gli viene sporcato il pallone, ci sarà rimessa al fondo solo perché c'è un fallo, anzi, da parte della difesa di Bologna, fallo dovrebbe essere di Carraretto, questa è la segnalazione degli arbitri sul parquet. Carraretto che torna in panchina. Olè, altri due cambi per coach Bonicioli, dentro il giovanissimo Canti, classe 97, ma fate vedere cose interessantissime in questa stagione, fuori anche Iannini, dentro tutta la grinta gladiatoria di Nazzarino italiano, che ne ha anche da dare a chi entra, anche se poi tra l'altro italiano ne ha già di suo ed è sicuramente un giocatore che ha un grande impatto, sicuramente in questo modo. E al di là dello sforzo fisico difensivo che viene richiesto, il coinvolgimento emotivo di tutti in una partita del genere è fondamentale. Dall'altra parte succederà anche per Siena, che piano piano sta sbloccando tutti i suoi giocatori. Ora è la volta di Parente, anche i tiri liberi sono importanti per entrare in un match. Parente tiratore da 76% in lunetta in stagione regolare, fa 2 su 2 in questo caso, 4 dei 7 punti mensanini sono proprio dell'ex giocatore di Lucca e Castelletto. 17 Fortitudo, 4 e 13 da giocare nel primo periodo, questa volta pasticcio un po' Montano che infatti va a perdere il pallone, riparte Siena con Ranuzzi, la palla per Pignatti, tiro cadendo indietro, molto difficile, ma con quelle mani Pignatti può segnare quasi ogni tiro, canestro che vale il meno 1 per Siena, 10 a 9 Bologna, palla nelle mani ancora di Montano, altro consegnato, tentato, questa volta non gli arriva il pallone, poi il taglio sulla linea di fondo di Montano, sbaglia il rimbalzo offensivo di Raucci, sbaglia anche lui, tap out di Siena, palla controllata da Dico, fa ripartire i suoi playmaker argentino, non c'è un attimo di pausa, Parente per Ranuzzi, finta il tiro a tre, torna di nuovo dal suo playmaker, mette ordine Parente, attacca ancora l'esterno classe 1983, prova a giocare contro Capitan Lamma, palleggio, arresto e tiro da tre punti di Parente, non va, il rimbalzo di Chiacic, un'altra delle grandi leggende di questa partita, fa subito valere il suo peso e la sua esperienza sotto canestro, guadagna il fallo della difesa. Fa anche valere una statistica in cui Siena è stata ottima, cioè i rimbalzi offensivi, seconda nel campionato oltre a essere prima di quelli difensivi, stanno cercando di correre, lo stanno facendo bene e non hanno paura di attaccare. Queste situazioni come quella di Parenti a metà campo devono essere lo step della partita per quanto riguarda l'attacco di Siena, o dall'altra parte la difesa della Fortitudo se riuscirà a tenere come sta facendo in questo momento, come ha fatto prima. Palla persa però di Siena in questo caso, abbiamo parlato dei rimbalzi di Chiacic, è il primo per rimbalzi nella sua squadra, tanto in regular season quanto in playoff, 8,6 durante la stagione regolare, sono diventati 8 di media nel corso delle 10 partite di post season giocate dalla squadra del giovanissimo coach Matteo Mecacci, classe 1986, chiamato a gestire la squadra della sua città, quindi una doppia pressione per un coach così inesperto per quanto bravo. Ora Montano dall'altro lato, il ricciolo, palla in angolo per italiano che prova il tiro a tre punti, non è esattamente la sua specialità ma può prenderlo in alcuni casi, lo sbaglia in questo caso, rimbalzo Siena, nuovo possesso della Messana per prendersi il vantaggio, Chiacic prova a penetrare, scarico in angolo verso Ranuzzi, si alza e spara da tre punti, palla rigurgitata dal ferro, il rimbalzo è di Raucci, non si segna più in questo periodo, gran finta l'italiano, fa saltare Chiacic, poi si divora il canestro del più tre, il rimbalzo comunque di Candi che poi pasticcia, inizia a farsi sentire anche la tensione di questo avvio di gara, qua un paio di cose buone nella Fortitudo e poi anche un paio di errori un po' banali, anche perché il ritmo è alto, le squadre lo tengono alto in attacco e in difesa, lo tengono alto su tutti i 28 metri del campo, voglio dire, sono ovvi questi errori nella ricerca del gioco, questo è fondamentale, perché sai, poi ci sono palle perse e palle perse, nel cercare il contropiede e il gioco è sicuramente una cosa diversa. Per quanto riguarda Siena, un attimo su Ranuzzi,
sta viaggiando a media da tre punti importanti, quindi è giusto che si prenda anche questi tiri perché ha bisogno di entrare nei tre punti per poter creare la sua partita e costruire la sua partita. E oltre ai ritmi forsennati ovviamente influisce sui giocatori anche il caldo, c'è una temperatura tropicale, vi garantiamo, qua al Palafiera di Forlì, addirittura in panchina della Fortitudo gli Annelli fino a un attimo fa da una borsa del ghiaccio in testa per raffreddare la temperatura, davvero sembra di essere all'equatore qua a Forlì. Nel frattempo arriva un fallo della difesa bolognese, si rimane quindi in attacco per la Mensana con gli Annelli che è subito pronto a rientrare in campo per la Fortitudo, quindi poco riposo per lui, deve subito sopperire ai due falli commessi da Nazareno Italiano, giocatore arrivato a stagione in corso alla Paladozza, ha iniziato la sua stagione in A2 Silver con la maglia di Piacenza, la squadra che poi è retrocessa dalla A2 alla Serie B. Chiacci nel frattempo va in lunetta per i due tiri liberi a sua disposizione, 72% in stagione regolare ma diventati 44% ai playoff, 2 su 2 però in questo caso per l'ex giocatore anche della Fortitudo Bologna nel corso della sua carriera. Il vantaggio Siena sull'11-10, 2 minuti e 17 a giocare nel primo periodo, penetrazione di Lamma che riceve bene il pallone dal compagno, in questo caso si protegge bene col corpo e guadagna il fallo da parte di Parente. Fa bene andare dentro la Fortitudo per cercare di andare in bonus, cosa che ha già guadagnato Siena, ed è per questo che molto intelligentemente attacca e porta la palla in post basso per cercare anche di usare il bonus, quindi le scelte finora sono state anche molto intelligenti da parte dell'attacco di Siena. È entrato in campo anche Bruno Ondomengue per Siena, il prodotto delle giovanili della Stella Azzurra, ex Veroli e Trieste, che ora va a recuperare il pallone, prova anche a pompare nelle casse nell'altra metà campo, guadagna il fallo il giocatore classe 1992, ci saranno quindi due tiri liberi per la Mensana con la Fortitudo che in avvio di partita ha cavalcato molto la spinta soprattutto emotiva dei suoi tanti tifosi arrivati a Forlì, è stata brava Siena a mantenere saldi nervi, a non farsi spaventare da quella fiammata iniziale della squadra dei Bonicioli, e adesso pian pianino con il tempo sta venendo fuori la formazione toscana. Esatto, esattamente così, bravissimo Bonicioli, due palle perse, 4-0, un bonus, un fallo, time out per rompere proprio la controinerzia, se mi passi il termine, che ha cercato. È stata brava Siena a mantenere la tranquillità in quel momento che dici tu, la Fortitudo è partita molto bene, deve soltanto fermarsi 30 secondi per ritrovare il movimento di palla che aveva avuto nei primi minuti, e credo che questo time out, immagino che questo time out possa essere portato avanti da Bonicioli su questa traccia. Abbiamo parlato delle difese, quella di Siena è la migliore in assoluto tra le 57 squadre della Serie B di quest'anno, 63 punti di media concessi in regular season, però quella della Fortitudo non è da meno, soprattutto da febbraio in poi, perché nelle prime 21 giornate di regular season ha subito oltre 71 punti di media, è arrivato Bonicioli e improvvisamente questa media, come dicevamo in apertura, si è abbassata a 61 punti e mezzo. Tra l'altro con cose anche molto semplici che poi Bonicioli sa fare molto bene, cioè con la pressione sulla palla, con la pressione sulle linee di passaggio, col tentativo di far fare fatica agli avversari per ricevere, questo ha aiutato anche molto i lunghi nel migliorare la loro propensione a rimbalzo, quindi cose che sembrano scontate ma in realtà non lo sono e su cui la Fortitudo ha creato una parte di stagione eccellente. Tiri liberi per Bruno Ondomengue, 77% in stagione, solo 5 su 8 prima di oggi nei playoff, fa 1 su 2 il giocatore con la maglia numero 19 della Mensana. Siena che entra negli ultimi due minuti del primo periodo con un vantaggio di due punti, 12-10 per la squadra di coach Mecacci. Lamma in angolo per Cararetto, i due espertissimi della Fortitudo, ora Iannilli consegnato ancora per Cararetto, palla schiacciata a terra per Iannilli in una posizione dove può essere poco pericoloso, passaggio nell'altro angolo per Sorrentino, palleggia questo tiro addirittura al palo laterale del tabellone, poi scadono i 24 secondi senza che ovviamente il cronometro venga resettato, altra vittoria difensiva della Mensana. Forse poteva tirare immediatamente, giustamente ha cercato un palleggio, ma questo è un tiro non bellissimo, frutto di un'ottima difesa di Siena che sta alzando il fondamentale di squadra sul quale ha primeggiato nella sua stagione regolare. Campo anche per Lorenzo Panzini con la maglia numero 4 nella Mensana, palla per Pignatti in angolo per Ondomengue, ultimi 6 secondi dell'azione, dovrà forzare qualcosa Siena, palla per Pignatti imprecisa da parte di Ondomengue, c'è forse, anzi non c'è la deviazione
da parte della difesa della Fortitudo, perché infatti se ne vanno tutti, palla persa di Siena, e allora nuova chance per Bologna per trovare il canestro del pareggio o anche dell'eventuale sorpasso. Palla nelle mani di Sorrentino, si aspetta l'uscita dai blocchi di Lamma che poi riconsegna il pallone a Sorrentino, un attacco per tornare da Lamma ma in basso sul lato opposto, scarico per tanto spazio, Carraretto in angolo da tre, non va, questo è il suo tiro, a rimbalzo c'è Lamma che sbaglia però un tapino abbastanza comodo, può correre allora Siena, gran giocata di Vico per Pignatti, forse una mezza infrazione di passi, gli arbitri non fischia nulla, Pignatti sbaglia anche lui un tiro sotto, tanti errori nei pressi del canestro in questo primo periodo, percentuali non eccesse né da una parte né dall'altra, ultimi 36 secondi in arrivo nel primo periodo, va per il 2-1 la Fortitudo con Lamma che però prende un palleggio allo stesso tiro che non tocca neanche il ferro, tanta intensità, tanta grinta, tanti, ma anche tanta imprecisione. Sì, chiaramente questo porta errori anche per il contesto di importanza della partita, però io sottolineo, lo ridico, perché la costruzione del tiro è fondamentale, perché anche adesso si sono mossi molto bene gli esterni della Fortitudo, ci sono state doppie uscite, doppie opzioni, Lamma ha letto il mismatch, ha creato un tiro per Carraretto dalla sua posizione, quei tiri prima o poi vanno dentro o comunque sono ben creati, e dall'altra parte la stessa cosa in campo aperto, la qualità del gioco che stanno esprimendo al di là dell'errore è fondamentale per una partita di così grande importanza. Parente per Panzini, tanto spazio da tre punti, sbaglia però il numero 4 di Siena la sua conclusione da fuori, Montano con l'ultimo possesso della Fortitudo batte l'avversario, arriva fino al ferro a depositare con la mano destra il canestro del 12-12, rimane però un ultimo tiro per Siena, Parente un secondo ci prova da tre punti, la palla tocca solamente il tabellone, e allora finisce qui un primo quarto magari non spettacolare ma comunque assolutamente intensissimo, finisce sul punteggio di 12-12 tra Mensana Siena e Fortitudo Bologna, sicuramente non ci aspettavamo giocate da All-Star Game, ci aspettavamo tanta grinta, tanta intensità, tanta adrenalina, diciamo che quella sicuramente non è mancata. Assolutamente, anche perché non possiamo prescindere da partire con grande intensità, che sarà anche la cosa che i coach hanno chiesto prima di un minuto prima di entrare in campo, un minuto e mezzo fa a un'ottima difesa da Siena, corrisposta a un'ottima difesa di Fortitudo, un lavoro in post basso e dall'altra parte da lì si crea non solo il pareggio del punteggio ma il pareggio nei numeri in questo momento della partita, stanno cercando di creare gioco, qualche giocatore che ha nelle mani la possibilità di crearsi il tiro sta facendo anche quello, la partita è un po' come impatto quello che ci aspettavamo, perché comunque due o tre tiri aperti che sono stati sbagliati avrebbero creato anche nel punteggio quell'equilibrio logico per questa partita. Due squadre che in stagione regolare hanno anche avuto buone percentuali dal campo, Siena terza nel suo girone da percentuale a due punti con il 50%, seconda invece la Fortitudo nel girone B con il 51%, hanno anche avuto tutto sommato discrete percentuali a tre punti, non eccelse ma nella parte alta delle statistiche dei rispettivi gironi. Questa sera ovviamente la tensione attanaglia anche i giocatori, fa tremare un pochino di più le mani, questo spiega le percentuali più basse in questo primo periodo, poi dimostrano anche i 12 punti per squadra segnati nei primi 10 minuti. Adesso la Fortitudo è già pronta per rientrare in campo, spende qualche secondo in più Siena, anche queste sono indicazioni mentali sugli stati d'animo della squadra. Assolutamente, anche sulle indicazioni che vengono date, sugli input che vengono date. Per quanto riguarda le percentuali di cui parlavi, sai, alla fine è vero che sono numeri e sono importanti, perché il nostro è anche un gioco di numeri. Ci sono giocatori che hanno tirato in un certo modo in regular season e magari peggio o diversamente durante i playoff, però è anche vero che i playoff creano partite, i playoff sono momenti in cui si studiano gli avversari e tatticamente si creano anche delle partite differenti da quelle della regular season, quindi poi i numeri sono importanti ma una partita così secca lasciano il tempo che trovano. Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca del primo canestro da tre punti della partita, 0 su 6 dall'arco Siena, 0 su 5 la Fortitudo, si riparte col possesso nelle mani della Mensana che sta tirando col 25% dal campo, si cerca Chiacic, il pallone gli viene sporcato però in rimessa laterale, ultimi 9 secondi nell'azione per la formazione di coach Matteo Mecacci, la rimessa nelle mani di Panzini, l'ex giocatore di Ferentino prova a attaccare, scarico per Chiacic, il tiro dalla media che non va a bersaglio, rimbalzo di Iannilli,
Calcio, che tra l'altro ha già giocato le Final Four di Serie B l'anno scorso con la maglia di Scafati, vincendo il titolo italiano, diciamo così, nella finalina della domenica, finalina che non si disputerà quest'anno, domani. L'anno scorso la sua Scafati ha battuto Latina in semifinale e Tortona in finale. Questa sera basterebbe vincere questa semifinale contro la Fortitudo. Prova a buttarsi dentro in area Montano, arriva il fallo commesso da parte della difesa mensanina con Biagio Sergio. Chiacci conosce tutte le finali che la pallacanestro ha portato sui parquet. Guarda, io sto notando che le squadre continuano a tenere un grande movimento, lato debole che tiene la difesa sotto pressione. È ovvio che tu parlavi del tiro da tre, vero, vero, qualcuno, prima o poi qualcuno si sbloccherà, però sono squadre che sono in testa alle statistiche da due, sono squadre che cercano il tiro da due punti, chi è seconda, chi è quinta, chi è quarta, quindi vuol dire che c'è anche una propensione a giocare la palla attaccando il ferro, andando in post basso, andando dentro. L'arco si aprirà col tempo, quando riusciranno a trovare un giro di palla o delle penetrazioni per poter aprire il campo e trovare più spazio da tre punti. Tanti tiri da due nelle loro abitudini, lo conferma anche il fatto che la Fortitudo tra le 15 squadre del suo girone fosse stata quella con meno tentativi da tre punti, solo 19,9 di media a partita. Nel frattempo Montano ancora una volta è un rebus per la difesa senese, sempre con grande aggressività riesce a sgusciare via difensori ad arrivare al centro dell'area, questa volta guadagna il fallo e i conseguenti due tiri liberi. Sta facendo una cosa giusta Montano, parlando della partita del singolo giocatore, sta cercando di tenere sotto pressione la difesa, la attacca molto bene ma dinamicamente, muovendosi lui e ricevendo palloni che girano, quindi non partendosi dal palleggio ma dopo che la palla si è mossa, e questo diventa difficile per una difesa anche ben organizzata, perché comunque batte l'uomo, crea rotazione, crea aiuto dei lunghi, quindi lo sta facendo bene e la squadra con lui. 2 su 2 lunetta per Montano, che ha segnato metà dei punti a Fortitudo, anzi quasi metà, 6 su 14, mentre arriva un'altra palla persa da parte della mensana, questa volta non si sono intesi Biagio Sergio e Kjacic, con il tentativo di passaggio dentro da parte del lungo di ex Campobasso per quello ex Virtus Bologna e Valencia tra le sue mille squadre in carriera. Ora Montano con la palla per Sorrentino, si va da Iannilli che prova a fronteggiare contro Chiacci, che sfida tra colossi. Iannilli cerca uno scarico decisamente impreciso, Valentini stava tagliando per dare una linea di passaggio fuori dall'arco a tre punti verso l'angolo. Iannilli ha scaricato verso il centro, palla persa anche per la Fortitudo. Comunque lo sta facendo, è la terza volta, la quarta che prende palla lì, al di là del fatto che lo ha fatto, l'ha sempre fatto e quant'altro, però parliamo di questa partita. Sta prendendo palla, sta fronteggiando, sta cercando di attaccare dal palleggio, per cui può essere anche una scelta che la Fortitudo fa per tenere Chiacci, Gioppacci sotto pressione e difendere l'uno contro uno. Ovviamente Fortitudo che cerca di sfruttare non solo le doti di giocatore di post basso di Iannilli, ma anche le sue doti di sottovalutato passatore, perché Iannilli sa leggere molto bene il gioco nei pressi del canestro. Adesso invece recupera un rimbalzo difensivo sull'errore al tiro di Siena. Dall'altra parte Montano vuole alzare i ritmi, palleggia adesso tiro sbagliato però dal miglior marcatore della Fortitudo, poi Sorrentino cerca il rimbalzo offensivo, pesta la linea di fondo con il piede, riconsegna il pallone direttamente alla mensana. Lo ha rifatto Montano in movimento. Io credo che piano piano con l'andare della partita, sto guardando quando le squadre attaccano a metà campo, sono partite in cui dalla difesa e dalla loro capacità di rimbalzo nasce il contropiede, vedi come spingono a campo aperto e cercano di andare. Sto guardando un attacco a metà campo perché quello può essere lo step in più di tutte e due. Montano si aspetta il passaggio per Valentini, il difensore si stacca da Montano e allora il giocatore di classe 1992 trova l'ottavo punto della sua partita, e adesso sì che davvero ha segnato metà dei punti a Fortitudo, 8 su 16 più 4 per la squadra di Bonicioli. E allora Mecacci vuole chiamare time out, come era stato nel primo quarto da parte di Bonicioli, per fermare la controinerzia da parte della squadra avversaria. Si gioca anche su queste tattiche mentali, ovviamente non bisogna far andare via gli avversari, non bisogna far prendere fiducia, soprattutto ovviamente quando la partita è a punteggio così basso come quella di oggi, e due punti in questa situazione valgono più di due punti normali. Assolutamente, infatti anche lui due palle perse, due momenti difficili, due attacchi di Montano che con 4-5 è sicuramente dal punto di vista offensivo in partita, time out immediato, giustamente, perché sono anche squadre che sanno per esperienza, capacità ed abituate a vincere, vivere i momenti emotivi della partita, quindi l'altra panchina li deve rompere senza esitazione e senza aspettare, come prima ha fatto Bonicioli e adesso ne cazzo.
andando a verificare le statistiche, faccio ammenda, i punti di Montano non sono 8 ma 10, quindi più della metà della sua squadra, già in doppia cifra ovviamente il primo di questa partita, Matteo Montano, per quanto riguarda la doppia cifra di punti. Dall'altra parte il miglior marcatore è Parente a quota 4 con Siena che ha segnato 12 punti in 12 minuti di gioco, quindi grande fatica per la squadra di Mecacci. Ovviamente non è che sia stato tutto più facile per la Fortitudo, però anche questo è un segnale di come le difese stiano facendo un grandissimo sforzo in questo via di partita. Adesso può fare uno sforzo anche Montano, che commette fallo su Panzini, allora lo toglie Bonicioli per evitare ulteriori problemi, perché per Montano questo è il secondo fallo. Infatti fa bene, perché due falli, insomma, bisogna tutelare un giocatore che comunque si è entrato in campo con questa propensione, parlando sempre della singola partita, lasciando perdere ciò che è successo durante la stagione regolare per un attimo, si è entrato con questa grinta nell'attaccare l'uomo, si è entrato puntando sempre il canestro, sicuramente ha avuto anche delle indicazioni di attaccare immediatamente quando aveva le possibilità, come le sta avendo dinamicamente. Giusto il cambio al secondo fallo, anche perché il giocatore non si deve innervosire, deve rimanere tranquillo con la testa sulla partita e nella partita. Altro tiro da fuori sbagliato da Siena, percentuali antartiche per la Mensana in questi primi 13 minuti di partita. Iannilli fuori per Samoggia che si alza e spara! Scrivete tre! Giuliano Samoggia. Complimenti per antartiche. Devo dirti una cosa, che gli errori ci sono, fanno parte dell'avere questa partita una grande aggressività, un grande ritmo, però sono frutto delle ottime difese, cioè qui c'è gente che sta, giocatori, pardon, che stanno sbagliando perché le difese difendono forte. Altra azione complicata per Siena, ruba palla Candi che si invola dall'altra parte, fa esplodere la fossa dei Leoni, più 9 Fortitudo, massimo vantaggio nella partita sul 21-12 per la squadra di Bologna. 6 minuti e 53 per finire il primo tempo, momento forse di maggior difficoltà mentale e tecnico della Mensana, che sbaglia un altro tiro con Sebastian Vico, il rimbalzo della Fortitudo e adesso Bologna ha la chance anche di raggiungere la doppia cifra di vantaggio. Ovviamente questo non chiuderebbe la partita, l'abbiamo visto nella prima gara di questo weekend, quella tra Rieti e Agropoli, con Rieti che aveva guadagnato 17 punti vantaggio e poi era tornata sotto nel quarto periodo. Adesso Bologna continua ad attaccare vicino a canestro, fallo guadagnato da Samoggia, prontamente in 5 si alzano dalla panchina per andare a caricare i compagni. La Fortitudo Bologna non solo sta giocando bene, ma sta giocando di squadra. Sì, sì, grande compattezza, grande grinta. Questi sono falli di difesa, li stanno amministrando da tutte e due le parti nello stesso modo, quindi va bene così, però è giusto attaccare, è giusto andare in post basso, è giusto giocare la palla dentro e fuori, è giusto fare quello che le due squadre stanno facendo. È il primo strappo, è il primo strappo della partita, questo 7-0 della Fortitudo, quindi Siena è in questo momento molto attenta e deve stare molto attenta. Iannilli con una giocata in post basso un po' problematica, riapre poi fuori il tiro da tre punti a bersaglio ancora di Giuliano Samoggia, due bombe consecutive per il lungo della Fortitudo, sale a 8 punti personali, ma ciò che più conta, lancia la squadra di Bonicioli a più 12 sul 24-12. È il primo vero strappo, adesso Siena deve compattare le file, deve ritornare in difesa forte come sta facendo, deve andare in attacco, c'è un 12-0 di parziale e non interrotto da un time out. Guardando al particolare motivo che dicevamo prima, il fatto che comunque Siena abbia rotto la partita ma la Fortitudo abbia tra virgolette rubato quel momento di stop con quel 4-5-0, 6-0, quello che è stato, è sicuramente una da sottolineare. Quindi ora vediamo il rientro del prossimo time out e vediamo la reazione di Siena. E ovviamente adesso si scatena il tipo di tutto il popolo bianco-blu arrivato dalla vicina Bologna, sono davvero tantissimi i tifosi della F arrivati alla Palafiera che si stanno godendo il momento, stanno godendo questo parziale di 12-0 della loro squadra nei primi 3 minuti e 42 secondi di questo secondo periodo. Adesso Siena ovviamente non dovrà farsi prendere dalla frenesia, dalla fretta di recuperare tutto subito, deve cercare di ricucire il più possibile nel corso di questo secondo periodo, di andare all'intervallo magari sotto la doppia cifra di svantaggio, perché la partita è ancora molto lunga e come giocatori esperti li ha la Fortitudo, ce li ha anche Siena. Ce li ha assolutamente, ma infatti è per quello che dicevo, poi al di là del fatto che è stato anche una fiammata, un momento
frutto di situazioni come questa, una palla rubata dalla rimessa, le due bombe di prima. In questo momento deve essere molto forte dal punto di vista mentale, sia carichissima la Fortitudo che ruba un altro pallone direttamente alla rimessa con Candy. Capitan Lamma a giocare contro Panzini, prova a usare la sua esperienza. Lamma chiude il palleggio, il tiro di Lamma che balla sul ferro ed esce, rimbalzo di Pignatti, riesce finalmente a ripartire la Mensana che ancora ferma a zero punti in questo secondo periodo. Kjačić, il tiro in sospensione, non va neanche questo, a rimbalzo c'è Iannilli che conquista un altro pallone, lui che ne ha catturati 8,4 di media in stagione regolare, addirittura 9,7 in questi playoff. Raucci mette palla per terra, consegnato poi per Lamma, forse un contatto su blocco, lasciano correre gli arbitri. Iannilli, no look per Carraretto che si alza da tre punti, non trova il canestro, l'ex capitano della Mensana. Poi Raucci si getta a rimbalzo, non trova il pallone. Adesso la Fortitudo riesce anche a trovare più buoni tiri rispetto a prima, perché la Mensana soffre anche in difesa. Lamma ha letto molto bene questi due minuti, ha condotto la squadra. Però brava Siena perché ha perso una palla sulla rimessa, l'ha recuperata, ha sbagliato un buon tiro con Kjačić, costruendolo ha recuperato in difesa, deve fare questo lavoro azione per azione. Rimessa per la Mensana, Ranuzzi va ad affidarsi alle sapienti mani di Davide Parente, sulla quale c'è la pressione asfissiante da parte di Sorrentino. Ancora Parente quasi a rischio di 8 secondi, ha superato la metà campo, poi Kjačić in post basso cerca uno scarico complicato, viene recuperato il pallone da Candy che ha spazio per alzarsi e sparare da tre punti, non trova il canestro. Kjačić a rimbalzo fa la voce grossa, subisce anche il fallo da parte di Sorrentino, è solamente il secondo fallo di squadra però della Fortitudo in questo secondo quarto, quindi ancora ben lontana dal tirare tiri liberi la Mensana, tiri liberi che in questo momento sarebbero davvero una manna dal cielo. Bravo Candy, c'ha il prurito, ha preso due palloni, ha avuto un ottimo impatto, ha preso questo tiro veramente di uno che con energia sta giocando. Anche Sorrentino, Sorrentino sta mettendo un'ottima pressione difensiva e voglio vedere Parente Ranuzzi ora uscire e portare Siena come fuori da questo piccolo momento di impasse, anche di poca prolificità offensiva. Altra grande pressione della F che recupera ancora il pallone, il contropiede condotto da Iannilli che fa valere il suo peso contro Vico e va ad appoggiare il suo sesto punto della partita, allunga ulteriormente la Fortitudo, nuovo massimo vantaggio, più 14 Bologna, 4:35 per finire il primo tempo. Parente, blocchi sotto canestro per liberare Ranuzzi che non riesce a uscire perché c'è l'anticipo davanti di Carraretto, allora Parente la indoffa con Kjačić, il tiro dell'ex playmaker di Lucca, lotta Kjačić, alla fine sul tap out è Raucci che mette le mani sul pallone, ancora a digiuno Siena, sono passati quasi 6 minuti del secondo periodo e ancora ferma a 12, poi arriva il fallo da parte di Parente ai danni di Candy che nonostante abbia malapena 18 anni sta giocando con la esperienza, con l'accortezza di un veterano. È entrato presto in partita, come dicevi prima, con le rotazioni di Bonicioli che hanno coinvolto tutti, è entrato subito rubando una palla, è entrato in difesa, quindi ha preso molta fiducia che ha, che la squadra gli dà, quindi non è che lo scopriamo, però in una partita così importante non è così scontato, quindi buono per lui e bravo lui. Abbiamo detto prima che i numeri non sono tutto, però se tiri 3 su 18 dal campo e perdi 9 palloni in 16 minuti, diciamo la questione che in questo caso sono un po' più importanti, assolutamente. Proprio per quello lo dicevo rapportato alla regular season, ma è assolutamente vero quello che dici. Benché poi nella metà di questi tiri Siena abbia cercato di costruire, non sono andati a buon fine, però voglio dire, ce n'è da lavorare ancora. Ultimi 7 secondi dell'azione, rimessa al fondo per Lamma che mette le mani in Samoggia, la palla sotto per Lamma, lo scarico per Raucci per il tiro appoggiato al vetro che non va a bersaglio, grande chance della Fortitudo qua per aumentare ancora il proprio parziale che rimane comunque aperto di 14-0 in questo secondo periodo. Parente, palla per Pignatti, sempre grandissima pressione dei difensori della Fortitudo, non lasciano un momento di respiro ai giocatori della Mensana. Pignatti col tiro da 3 sul primo ferro sbagliato, Raucci lotta rimbalzo, strappa il pallone a Kjačić e può far correre ancora la Fortitudo. Lamma
chiama lo schema giro, la palla per Carraretto che aspetta l'uscita di Candy, mette a posto i piedi, c'è Raucci vicino a lui, esce per prendere il pallone, si gioca per vie perimetrali, Samoggia ancora per Candy, 7 secondi, prova a mettersi in proprio il ragazzino, pallone scacciato a terra per Raucci, non riesce a passare, ancora Candy che sbaglia la conclusione, l'ultimo tocco a rimbalzo è di Ranucci, la palla sarà della Fortitudo, adesso anche le palle mezzo e mezzo, un po' contese, arrivano tutte alla Fortitudo. C'è inerzia, c'è aggressività, forse un po' troppi palleggi, magari passarsi un attimo di più la palla, ma è normale che siamo così in questo momento. E anche Siena, come ti stavo dicendo prima, sta avendo dei buoni tiri, ma come hai sottolineato, la pressione che poi hai dalla difesa ti porta ad arrivare un po' stanco al tiro o comunque con maggiore difficoltà. Carraretto, quei primi due punti della sua partita, regala il più 16 a Bologna, proprio il capitano dell'ultimo titolo, l'ottavo della sua storia della Mensana, va a regalare il massimo vantaggio invece alla Fortitudo, che adesso concede due tiri liberi a Siena. E allora dopo ben 7 minuti e 4 secondi in secondo periodo, finalmente la Mensana potrebbe trovare il primo punto del suo quarto. Adesso Bonicioli va a redarguire, a catechizzare Raucci per una giocata offensiva precedente, ovviamente grande grinta da Bonicioli, anche per questo motivo è amatissimo da tutto il popolo bianco-blu, da tutta la Fossa dei Leoni. Siena che può sbloccarsi quei tiri liberi di Panzini, ma quando gira male, gira davvero tutto male fino in fondo, libero sbagliato da parte di un giocatore che stagione regolare tirava col 72% durante i playoff, addirittura con l'88%, in questo caso segna il secondo, primo punto della partita per Panzini e primo punto nel secondo periodo anche per Siena. Primo punto, però devono andare dentro, dovevano rompere il ghiaccio così, cercando penetrazione, cercando di arrivare in bonus, Bologna ancora un altro fallo da spendere, cercando di attaccare l'area in modo da rompere a questo punto anche a livello di score la partita. Quanto riguarda Carraretto, sai, 7 anni, 7 scudetti, 300 presenze, 1000 minuti, lo ha detto lui, lo ridiciamo, non sono facili queste partite, invece le sta affrontando con grande intelligenza e grande atteggiamento difensivo, sottolineo, per quanto riguarda lui e Davide Lama. Rimessa laterale per la Fortitudo nelle mani di Capitan Lama, ultimi 6 secondi nell'azione, Lama per Samoggia, da 3 per far esplodere il pubblico bianco-blu ed esplode la Fossa dei Leoni, perché arriva la terza tripla della partita di Samoggia, 11 punti per lui, più 18 per Bologna, 31-13 Fortitudo, e continua a viaggiare il tassametro del secondo periodo, 19-1 per la squadra di Bonicioli. Panzini, penetrazione, viene fermato, prova a ripartire ancora la Fortitudo, pompa nelle passe delle casse Candy, che poi decide di fermarsi, aspettare l'arrivo dei suoi compagni, palla nelle mani di Montano, sono tutti in piedi i tifosi fortitudini, Samoggia palleggio, arresto e tiro, non va, ma c'è il fallo di Roberto Biagini, 2 tiri liberi in arrivo per l'ombre del partito fin qui, Giuliano Samoggia. Meccacci, avendo poi dovuto chiamare il secondo time out anche un po' più vicino, non ha neanche la possibilità, se non con i cambi come ha fatto molto bene, di cercare di rompere inerzia, però no, in questo momento è un pochino dalla parte della Fortitudo. Io la cosa che penso è che mancano 2 minuti, bisogna andare nell'intervallo giocando questi 2 minuti, lavorando bene sulla partita, su ciò che è successo, su alcuni giocatori che per Siena sono molto importanti, e ricominciare da capo. Quindi come si va nello spogliatoio questi 2 minuti è fondamentale per Siena. L'avevamo detto, Siena che aveva numeri leggermente migliori rispetto alla Fortitudo in questa stagione, ma la Fortitudo arrivava da un momento di forma smagliante in questi playoff con 8 vittorie su 8 partite, in totale 14 successi nelle 15 gare da quando Bonicioli è arrivato sulla panca della F, mentre Samoggia segna il primo tiro libero, qua tutti si muovono a rimbalzo come se fosse il secondo, c'è energia, c'è adrenalina, ce n'è ancora un altro, questo denota ovviamente grande energia, ma forse anche un po' di deconcentrazione della Mensana che sta vedendo la partita sfuggire di mano. Samoggia che segna solo il primo ma sbaglia il secondo, poi l'ultimo tocco a rimbalzo è ancora di un giocatore senese, è ancora di Pignatti, palla Fortitudo. L'hai detto prima, l'hai detto in maniera, cioè è giusto, le cose a metà, quelle di nessuno, i tocchi di non si sa chi, le palle vaganti che stanno diventando e sono diventate tutte della Fortitudo e sono possessi ulteriori. Extra possesso quindi per la F,
palla nelle mani di Candy che sta avendo tantissimi minuti nonostante sia un classe 97 alla partita probabilmente più importante della sua vita. Raucci, penetrazione, prova ad attaccare il centro, stoppato da Pignatti, alla fine il tap out premia però ancora nuovamente la squadra felsina con Lamma che dà indicazioni a Candy per tagliare sull'altro lato. Lamma, penetrazione proprio per Candy che si alza e spara! Kaboom di Leonardo Candy, più 22 fortitudo. Lamma gli ha dato indicazione e poi gli ha dato anche la palla quando gli ha fatto cambiare lato e ha attaccato con un ottimo tempismo. Bellissimo impatto di Candy, gran faccia tosta, gran attenzione, sporcato i palloni come questo qui, ha toccato lui. Momento tragico sportivamente parlando per la Mensana, momento di grandissima euforia e adrenalina invece per la Fortitudo Bologna che è avanti di 22 a un minuto dall'intervallo e ha anche il pallone in mano. Raucci in post basso contro Panzini, lo fa saltare Raucci, canestro dell'ex giocatore del Custorino, allunga ulteriormente la Fortitudo, per quel parziale nel secondo quarto sono diventati 25-1. Parziale è veramente notevole e comunque tra l'altro la Fortitudo rompere il ghiaccio con un tiro prima dell'intervallo, cercare una penetrazione, uno scarico, un canestro sul quale costruire emotivamente l'inizio del secondo tempo. Stavo dicendo la Fortitudo è coinvolta in 10, io credo che abbiano, non dico segnato tutti, ma quasi, e comunque chi non lo ha fatto cose importanti, ha preso rimbalzo, ha toccato il pallone. Cioè stai anche tu facendo la telecronaca nominando continuamente giocatori diversi, questo vuol dire che c'è una squadra coinvolta. Lo dicevamo prima dei minutaggi di Bonicioli, i suoi 10 giocatori in rotazione, quello con più minuti nei playoff è Iannilli con 29 minuti e 45 secondi, quello con meno minuti è Candy che comunque gioca 12 minuti e 10 secondi media. Questo vuol dire che tutti e 10 portano il loro mattone alla causa. Se Candy è sopra media, allora adesso vedremo adesso quando arrivano le statistiche, ma insomma è stato in campo un bel po', giustamente, meritatamente. Nel frattempo la tripla di Parente d'altra parte va sbloccato finalmente dall'arco Siena col primo canestro al campo in questo secondo quarto della Mensana. Ancora Parente, pick and roll centrale con Pignatti, proprio il playmaker ex Luca a giocare contro Raucci che mette una gran pressione, quasi palla recuperata da Fortitudo, ma c'è l'infrazione di piede del difensore in maglia blu, quindi continuerà ad attaccare Siena con il cronometro dei 24 che viene spento perché viene resettato a 14 con solo 10 secondi e mezzo da giocare nel secondo periodo. L'ultima azione offensiva quindi sarà della Mensana, vediamo come la gestirà, sarebbe importante almeno per la testa rientrare negli spogliatoi con meno di 20 punti di scarto. Ora Parente, palla in mano in mezzo angolo per il tiro, tre punti Ranuzzi, non va neanche questo. E allora si chiudono qua 20 minuti tutti tinteggiati di bianco e di blu, l'orgoglio Fortitudo di Bonelli, ma ormai la partita è finita. Hai ricordato anche tu il canestro su questo stesso campo di Malaventura 5 anni fa nella finale di B1 che la Fortitudo vinse contro i padroni di casa, poi la Fortitudo non si iscrisse in A2, si iscriverà l'anno prossimo perché ormai è un passo dalla promozione la squadra di Bonicioli. Mancano 74 secondi per scatenare tutta la gioia, tutto il tripudio del popolo fortitudino. Sbaglia il tiro libero Bonelli, si rimane sul più 18 Bologna, 60-42, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, ne sono passati 39, mancano soltanto 60 secondi per far scatenare la gioia dei tifosi bianco-blu che già inizia ad avere un suo aperitivo con la tripla di Nazareno italiano che vale il più 21 per la Fortitudo. Iniziano tutti ad avvicinarsi al campo, pronti a fare festa, con Siena che sbaglia un altro tiro, altro rimbalzo difensivo per Bologna. A questo punto è fatta per Bologna, tutti in piedi, davvero per una grandissima squadra. Bonicioli chiude la sua stagione con 15 successi in 16 partite. Chapeau a Siena, ma la Fortitudo da soltanto febbraio ha fatto una stagione incredibile. E se questi sono i numeri c'è il merito, e c'è il merito anche di una squadra che ha lavorato molto bene oggi. Ha impattato la partita, ha continuato a giocare, a cui vanno grandi complimenti. Bologna in Serie A, in pochi giorni, in tanti, una città intera e porta una storia, grande storia di nuovo in Serie A, veramente complimenti. Noi proviamo a lavorare ancora, ma le condizioni sono complicatissime. Ci stanno facendo anche la doccia. Noi siamo sotto la doccia senza bagno schiuma, che dice la tifosi della Fortitudo che possono scatenare la loro gioia.
entrano in campo, c'è l'invasione da parte dei tifosi della F che possono festeggiare la promozione in Serie A2 della Fortitudo Bologna, che batte 66-42 Siena in un big match che non ha quasi mai avuto storia dopo la fine del primo periodo. Il 25-4 del secondo quarto ha lanciato la fuga della Fortitudo, che non si è più guardata indietro. La F di Bonicioli vince questa partita, sale in Serie A2, tutta la festa senza controlli, senza davvero freni, senza limiti del popolo della Fortitudo, anche perché lo aspettava davvero da tanti anni. Lo aspettava da tanti anni, è incredibile quello che sta succedendo. È uno sfogo lungo tanti anni. Stanno anche venendo a baciarsi. Sì, la situazione sta succedendo. Veramente incredibile, c'è una gioia pazzesca che sarebbe sicuramente. Ma che cosa descriviamo? È inutile, se non riesco, non so neanche quale parola usare. Potrebbe sembrare quasi esagerata una gioia del genere per un traguardo del genere. Beh, ma se sai cosa c'è dietro, esatto, sotto. Se uno seguisse il basket per la prima volta oggi. Se vai a chiedere a ognuno di questi tifosi, ragazzi, cosa avevano dentro, probabilmente capiremmo ancora di più. E questa squadra sa cosa c'è dietro, questa gioia scatenata dai tifosi ha tutto un suo significato per le sofferenze subite dal 2009 in poi, da quella serata di Teramo con la retrocessione, i fallimenti, la mancata iscrizione dopo la promozione sul campo dalla B1 alla 2, la scissione in due società. Davvero ne hanno passate tante i tifosi della Fortitudo in questi sei anni. Adesso è giusto anche che festeggino. È giusto che festeggino. Dall'altra parte c'è una squadra che deve pensare a domani. Noi, rimanendo fermi, abbiamo fatto comunque una nostra ottima scelta alla fine. Assolutamente sì, perché si rischiava di essere schiacciati come delle cimici. Cioè, almeno abbiamo così perso un po' di spalle, ma salvato il resto del corpo. Abbiamo anche provato a far venire Capitan Lamma verso i nostri microfoni, ma era francamente impossibile, perché qua i giocatori a Fortitudo sono stati letteralmente travolti dalla genuina passione e dalla gioia, dalla follia dei propri tifosi. Ormai sono quasi tutti in campo, vedete anche voi le immagini, non c'è nulla da aggiungere, potete vedere anche voi i tifosi della F che hanno invaso il campo per festeggiare la promozione in Serie A2. E queste direi che sono anche le immagini che ci rendono felici di seguire uno sport, le gioie, l'adrenalina che può regalare un gioco come il basket. Assolutamente sì, una partita iniziata da tutte e due le squadre con grande intensità, con grande ritmo, cercando di difendersi, molti errori forzati dalla difesa. Una squadra che ha preso un break importante, perché sai, in queste partite poi chi lo fa porta un mattone dalla sua parte, lo ha fatto la Fortitudo, rubando momenti, rubando palloni vaganti, rubando time out, rubando tante piccole cose che hanno costruito una vittoria. Ottimo l'atteggiamento del secondo tempo, ma anche di Siena che ha cercato di recuperare. Lì la Fortitudo, sai, con un vantaggio poteva cedere qualcosina, invece io credo che la voglia di vincere questa partita sia stata talmente collettiva e generale che poi ha portato anche i giocatori in campo a dare il massimo. È stata una partita magari relativamente bella, ma l'intensità l'ha fatta diventare straordinariamente bella. E si chiude quindi con un playoff da dominatrice assoluta alla stagione della Eternedile Bologna. 9 partite e 9 vittorie nella post season, dopo le 8 arrivate nel suo raggruppamento, subito la vittoria contro Siena in questo primo spareggio per la promozione in A2. Come detto, Siena tornerà in campo domani contro Agropoli, perché c'è una terza promozione da segnare dopo le due di oggi che hanno visto due squadre storiche della nostra pallacanestro come Rieti e Bologna tornare in Serie A2. Da sottolineare la prestazione difensiva a Fortitudo, perché subire 42 punti in 40 minuti da una corazzata come è quella senese davvero merita ancora una volta di essere rimarcato. Anche perché Siena ha tenuto la Fortitudo a 66, è rimasta nei suoi parametri difensivi, quindi sono anche gli altri che hanno fatto quel passo in più rispetto alle loro statistiche. Noi l'abbiamo detto, io lo ridico, quando si gioca una finale di questo tipo si può vincere e perdere, ma quando c'è un giorno dopo
deve esserci un ottimo lavoro da parte dei giocatori, e sono esperti, di staff, ed è un ottimo staff, per mettere domani in campo la rabbia, l'adrenalina. E siccome quando si gioca a ore così ravvicinate, un giorno dopo l'altro, le partite cambiano completamente come in un playoff, è fondamentale analizzare questa cosa. Lo sta facendo Agropoli, lo deve fare la Menzana, perché domani si va ancora in Serie 2, non è finita. Noi potremmo anche chiudere qui la nostra telecronaca, però è bello mostrarvi le immagini di gioia davvero genuina, di entusiasmo dei tifosi della Fortitudo, quindi ci teniamo ancora qualche secondo. Come no, poi perché non farsi un'altra doccia, voglio dire, tanto ormai. Abbiamo fatto la sauna prima, facciamo anche la doccia dopo. Ti chiederei a questo punto di spendere due doverosissime parole, a mio avviso, su coach Bonicioli. La Fortitudo che ha faticato negli ultimi anni, ha faticato anche in avvio questa stagione, perché comunque per una squadra con il roster della Fortitudo iniziare con 14 vittorie e 7 sconfitte senza qualificarsi alle final di Coppa Italia non era una cosa nelle aspettative prestagionali. È arrivato Bonicioli, l'abbiamo detto, 16 partite compresa quella di oggi, 15 vittorie, solo una sconfitta a Pordenone, un apporto assolutamente straordinario da parte di un coach che francamente in Serie B è fuori categoria. Sì, e guarda, voglio andare anche oltre i numeri perché li hai dati, si parla di vittorie, si parla di grande striscia, c'è anche un discorso relativo alla capacità di tenere squadra e pressione in un ambiente che voleva questa cosa. Quindi si è partiti con calma, si è costruita la possibilità di uscire da quel momento, si è costruita la possibilità di dire ci siamo, stiamo crescendo, e alla fine anche tenere la pressione di un evento così importante che non è nato solo oggi, è nato anche nelle ultime partite di regular season e è nato durante i playoff. Parliamo chiaramente di un allenatore esperto, ma nel momento in cui fai una scelta di questo tipo dopo, in una fase della tua carriera o dopo altre esperienze, vuol dire che sei veramente sul pezzo, e lui è stato veramente sul pezzo. Anche perché ovviamente, diciamo, un pubblico come quello che state vedendo anche nelle immagini, ma può essere una grandissima spinta, ma in un momento difficile può diventare anche una grande pressione. Ma sì, ma soprattutto perché rappresenti anche la storia, rappresenti una voglia di tornare dove ti compete. È ovvio che se parliamo di società, di storia, di pubblico, non c'entra niente, voglio dire, è di altissimo livello, non c'entra niente. Però siccome si parlava di Serie B e dalla Serie B bisogna andare in A2, si è pensato alla Serie B ad andare in A2. Qui ci sono abbracci, esultanze, lacrime di gioia addirittura per la promozione in Serie 2 della Fortitudo Bologna, che torna quindi nel secondo campionato italiano dopo tanta sofferenza negli ultimi anni. Una Fortitudo che ha giocato una partita incredibile, una partita stupenda dopo una serie di playoff, dopo 9 partite clamorose per intensità e per risultati. Adesso si alza nuovamente il coro dei tifosi fortitudini, il coro della Fossa dei Leoni. Direi che noi vi abbiamo mostrato tutto quello che potevamo mostrare, abbiamo tenuto la linea anche oltre 10 minuti dopo la sirena per farvi vedere le immagini proprio spontanee della gioia, dell'entusiasmo quasi anche esagerato dei tifosi della Fortitudo. Adesso direi che possiamo anche chiudere ricordando le due squadre promosse in Serie 2 dopo questo primo sabato delle Final Four di Forlì. La prima squadra promossa è stata Rieti, la seconda, come vediamo anche da queste immagini, è la Fortitudo Bologna. Domani ci sarà un terzo pass da staccare, quello che si contenderanno la BCC Agropoli e la Menzana Siena, che cercherà quindi di riscattarsi dal meno 24 di questa sera, 66 a 42 per la Fortitudo sulla Menzana Siena. Su queste immagini di giubilo io non posso che ringraziare te, Maurizio. Dai, per avermi accompagnato in questa telecronaca. Grazie a te, perché vedere queste immagini è fantastico, essere stato testimone del ritorno in Serie A di storia della pallacanestro, come è successo per alcuna storia anche per Rieti. E un in bocca al lupo domani alle due squadre che devono giocare, perché lo ripeto, questa è una finale, ma domani si va ancora in Serie A. E allora noi ovviamente ci congediamo con queste immagini, le immagini della festa del popolo bianco-blu qua sul parquet della Pallacredito di Romagna dopo la promozione in Serie 2 della Fortitudo Bologna. Ovviamente grazie per averci seguito fin qui in queste due partite di questo sabato delle Final Four di Forlì. Abbiamo vissuto tantissime emozioni, abbiamo visto del grande basket, abbiamo visto tanta gioia, tanta adrenalina tra i giocatori e soprattutto sugli spalti. Per il momento, per oggi, possiamo chiudere ovviamente rimandando all'appuntamento di domani, in cui Siena e Agropoli si disputeranno l'ultimo pass valido per la Serie 2. Grazie da parte di Mario Castelli e coach Maurizio Buscaglia per questa serata. Ricordiamo la promozione di Rieti e Fortitudo Bologna in Serie 2 e vi auguriamo ovviamente anche una buona notte.
È incredibile, c'è. Cioè, no, ci sono Lorbeck, Bellinelli, Myers, Filodoro, Lorbeck, Filodoro, Clima Mio, Puff, Team System, ci sono tutti.